A Cesena il gol dello svedese Hans Holmqvist al 25esimo della ripresa ha segnato il momento peggiore vissuto dal Milan nell'epoca Berlusconi. E a Cesena, chissà, forse per un presentimento, il presidente non c'era. L'amarezza della sconfitta è stata così tutta per Arrigo Sacchi. L'allenatore rossonero è a disagio nei panni dello sconfitto. Con i giornalisti ha scambiato soltanto due parole di pura cortesia. Non ancora una vera e propria analisi del malessere in cui sono i campioni d'Italia, ormai 10 punti dietro l'Inter. La parola crisi è naturalmente tabù. Al Milan, dice Sacchi, non manca il gioco, mancano soltanto i gol. E a costo di fare impallidire la palisse, Donadoni e Van Basten seguono il mister sulla medesima lunghezza d'onda dialettica. L'andamento della partita, per la verità, sembra dar ragione ai milanisti. Contro un Cesena fortemente indebolito dalle squalifiche e privato quasi subito per infortunio dell'apporto del suo capitano Agatino Cuttone, il Milan ha costruito effettivamente almeno una dozzina di occasioni da gol. Unico a beneficiarne è stato però il portiere romagnolo Sebastiano Rossi, che ha potuto dimostrare all'antico maestro Arrigo Sacchi quant'è diventato bravo. Ma sì, diciamo che ho parato bene oggi. Secondo me il Milan non doveva perdere perché ha avuto tante occasioni. Noi siamo stati un attimino fortunati, siamo riusciti a fargli gol e è finita così. In effetti, in terra di Romagna, il Milan ha mostrato un grande Ruud Gullit, recuperato ormai quasi al 100%. E se Van Basten appare ancora lontano dalla condizione migliore, Pietro Paolo Virdis brilla sempre per l'elegante efficacia. Dal canto loro, Rijkaard si conferma giocatore universale, affidabile e sicuro anche quale difensore, ed Ancelotti è tornato a garantire un apporto sostanzioso al centrocampo. E allora, vecchio Milan, perché non vinci più? Il rebus appare tanto più difficile perché il compito d'Arrigo Sacchi oggi non è di natura tecnica o tattica. Si tratta invece di ritrovare la fonte di quello smalto che aveva fatto la unicità del Milan un anno fa. Uno smalto fatto di niente e di tante cose e grazie al quale il gioco del calcio si trasforma da fatica di cursori in un'occasione di divertimento per chi lo guarda e per chi lo pratica.